Benvenuti nel canale Momento in Cristo. In questo video portiamo una potente preghiera per darci coraggio nei momenti difficili. Nei momenti di paura e incertezza, è naturale sentirsi deboli e insicuri. Tuttavia, possiamo trovare forza e coraggio in Dio, che ci guida e ci rafforza ad ogni passo. Attraverso questa preghiera, vi invitiamo ad unirvi a noi per trovare coraggio e fiducia in Dio. Con parole accuratamente selezionate e guidate dallo Spirito Santo, questa preghiera ti aiuterà a trovare forza e ispirazione per affrontare le sfide della vita. Preghiera potente per darci coraggio. Caro Dio, in tempi di paura e incertezza, chiediamo il tuo aiuto per darci coraggio. Rafforza la nostra fede in te e aiutaci a confidare che tu sei con noi in ogni momento. Ci dà la forza per affrontare le sfide che ci attendono e la saggezza per prendere decisioni sagge e coraggiose. Aiutaci a non fermarci davanti agli ostacoli, ma a perseverare con fiducia. Ricordaci che non siamo soli in questo viaggio e che tu sei la nostra roccia e la nostra forza. Donaci il coraggio di andare avanti con determinazione e gioia, sapendo che sei con noi in ogni fase del cammino. Nel tuo nome preghiamo per avere coraggio e forza. Padre Celeste, sappiamo che il coraggio non è sempre facile da trovare, specialmente quando ci troviamo di fronte a circostanze difficili e sconosciute. Pertanto, chiediamo che la tua luce illumini il nostro cammino e che la tua pace riempia il nostro cuore. Donaci il coraggio di affrontare le nostre paure, superare le nostre debolezze e andare avanti con fiducia e speranza. Possa la tua presenza circondarci di amore e guidarci ad ogni passo. Possa la tua grazia rafforzarci nei momenti di debolezza e la tua saggezza guidarci nei momenti di incertezza. Possa il tuo coraggio darci la forza per fare la differenza in questo mondo, aiutandoci ad essere un faro di luce e speranza per chi è nel bisogno. Chiediamo tutto questo nel nome di Gesù, che ci ha dato l'esempio del coraggio e dell'amore incondizionato. Signore, aiutami ad avere coraggio e ad affrontare le battaglie della vita, così come ci hai insegnato nella preghiera del Padre nostro. Prega coloro che mi supplicano, combatti contro coloro che combattono contro di me. Ruota e alzati, vieni in mio aiuto, sguaina la lancia e sbarra la strada a coloro che mi inseguono, dica la mia anima. Io sono la tua salvezza. Si vergognino coloro che mi tentano a farmi del male, siano pula al vento e l'angelo del Signore li allontani, la loro via sia oscura e sdrucciolevole e l'angelo del Signore li insegua. Perché senza motivo mi hanno nascosto la rete, nella fossa che senza motivo hanno scavato per la mia anima. La distruzione arriva senza saperlo e afferra la rete che ha nascosto. Lascialo cadere in quella stessa distruzione e la mia anima gioirà nel Signore. Gioirà della sua salvezza. Tutte le mie ossa diranno, Signore, chi è come te, che libera il povero da chi è più forte di lui, anche il povero e il bisognoso da chi lo deruba? Falsi testimoni sono insorti, hanno testimoniato contro di me cose che non sapevo. Hanno preso il male per bene, rubando la mia anima. Ma quanto a me, quando ero malato, la mia veste era di sacco, umiliavo la mia anima con il digiuno e la mia preghiera tornava nel mio seno. Mi comportavo come se stessi andando da mio fratello o da un amico. Andavo in giro lamentandomi e molto curvo, come uno che piange per sua madre. Ma essi, alla mia avversità, si rallegrarono e si radunarono. Gli oggetti si sono riuniti contro di me e io non lo sapevo. Hanno strappato e non hanno cessato. I cani che beffavano gli ipocriti alle feste mi digrignavano i denti. Signore, per quanto tempo lo vedrai? Salva la mia anima dalle sue devastazioni e il mio preferito dai leoni. Ti loderò nella grande assemblea, in mezzo a un popolo numerosissimo, e farò festa. I miei nemici non si rallegrano di me senza motivo, né agitano gli occhi contro coloro che mi odiano senza motivo. Perché non parlano di pace, ma progettano di ingannare la quiete della terra. Spalancano la loro bocca contro di me e dicono, ah, ah, i nostri occhi lo vedranno e saranno desolati come l'erba sui tetti, che secca prima di crescere. Questi nemici sono come il vento d'oriente che fa seccare la vegetazione e fa appassire il fiore. Ma la bontà del Signore rimane per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia verso i figli dei figli, verso quelli che osservano la sua alleanza e si ricordano della sua comandamenti per eseguirli. E proprio come ci ha insegnato Gesù, preghiamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, perdona i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tu hai il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Amen. Se ti è piaciuta questa potente preghiera per il coraggio, non dimenticare di iscriverti al nostro canale Moment in Christ per video più stimolanti e preghiere potenti come questa. Non dimenticare di lasciare il tuo mi piace e commentare qui sotto per aiutarci a sapere cosa ne pensi del video. Condividi questo video con i tuoi amici e familiari in modo che anche loro possano trovare ispirazione e coraggio attraverso questa preghiera. Apprezziamo la tua compagnia in questo momento di preghiera e speriamo di rivederti presto sul nostro canale. Che Dio benedica la tua vita e ti conceda il coraggio di cui hai bisogno per affrontare qualsiasi sfida possa sorgere. Al prossimo!